Più passa il tempo e più la McLaren crede fortemente nella lotta al titolo, tanto da dare la priorità a Lando Norris rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri. Nel tentativo di ribaltare il primato di Max Verstappen nel campionato piloti di Formula 1 del 2024, il team è sottoposto a una pressione sempre maggiore per sostenere Norris, poiché le sue possibilità di vincere il titolo sono aumentate dagli impressionanti progressi nello sviluppo della McLaren. È un weekend da incubo per la Red Bull, a Monza significa che il vantaggio di Verstappen è più fragile, fra virgolette, con 62 punti che separano i due a 8 gare dalla fine. Finora la McLaren ha giocato in modo completamente corretto fra i due piloti, ha permesso a Piastri di attaccare e superare Norris nel primo giro di apertura a Monza, e ha persino fatto sì che Norris consegnasse a Piastri la prima posizione in Ungheria per bilanciare il vantaggio strategico di Norris. La BBC però ha detto che ora la situazione in casa McLaren cambierà, e questo è quello che ha detto Andrea Stella. Faremo in modo che il nostro sostegno sia orientato verso Lando, ma vogliamo farlo senza scendere a troppi compromessi sui nostri principi. Stella ha affermato che fra questi principi rientrano il fatto che gli interessi della squadra devono sempre venire prima di tutto, e bisogna essere equi nei confronti dei due piloti. Ha affermato di non voler vincere entrambi i campionati in modo sconsiderato e ha aggiunto che Piastri era pronto ad aiutare Norris. Anche quando ho chiesto a Oscar: saresti disposto a rinunciare a una vittoria? Lui ha risposto: è doloroso, ma se è la cosa giusta da fare ora, lo farò. Una mossa sensata in teoria, difficile nella pratica. La McLaren non aveva regole specifiche per l'ultima gara a Monza, a parte quella di non correre rischi eccessivi, motivo per cui si è trovata ad affrontare due punti critici: la mossa di Piastri su Norris al primo giro e il fatto di non aver ordinato a Piastri di lasciar passare Norris alla fine del Gran Premio. Sembra sicuro supporre che ora si eviterà uno scenario simile. O Piastri non farà mosse azzardate o McLaren interverrà per dare priorità ai punti di Norris, una volta che sarà completamente chiaro che Piastri non può guadagnare un'ulteriore posizione da solo. Chiaramente non è ottimale per la McLaren, non solo per Norris, soprattutto perché Piastri avrebbe potuto infilarsi dietro Norris all'ingresso della curva anziché sorpassarlo. Ora ci si aspetterà sicuramente questo da lui, ma sarebbe rischioso vietare a Piastri di gareggiare con Norris, soprattutto nei giri iniziali a causa del caos di tali circostanze. È meglio per Piastri superare Norris in modo pulito e senza alcun danno per Norris, e la McLaren può ordinare di scambiare le posizioni più tardi, piuttosto che impedire a Piastri di superare Norris a tutti i costi e rischiare di perdere una posizione? La McLaren dovrà considerare anche questo, ma massimizzare il ritorno a punti di Norris con gli ordini di gara è più semplice, soprattutto se opportunamente concordato in anticipo e con l'approvazione di Piastri. A Monza con questo accordo sarebbe stato facile far spostare Piastri all'ultimo giro, quando la vittoria era chiaramente fuori portata, e dare a Norris 3 punti extra. È una strategia abbastanza sensata, con il campionato che sta diventando più realistico rispetto a qualche gara fa. Il modo in cui tutto questo verrà messo in pratica sarà la chiave, e anche se McLaren e Piastri svolgono perfettamente la loro parte, resta comunque il fatto che Norris dovrà fare un lavoro leggermente migliore. Se raggiunge i suoi picchi estremamente alti in modo più costante e giudica alcune situazioni leggermente meglio, Norris non avrà alcun bisogno di assistenza diretta. Il ruolo di Piastri sarà quello di togliere punti a Verstappen piuttosto che regalarne alcuni al suo compagno di squadra. Parlando di Norris, lo sappiamo, nelle partenze non è un maestro, è un po' il Vignales della Formula 1, e non riesce mai a chiudere il primo giro in testa al gruppo. Uno dei più grandi problemi di Norris è sentire l'aderenza dei pneumatici dalla linea di partenza quando sono più freddi del normale. Stare in prima fila per tutto quel tempo è molto stressante, e Piastri e molti altri sono molto più bravi in questo. In pratica sei in testa al gruppo e ti stai avventurando verso l'ignoto. Ciò che Norris potrebbe fare ora a Baku è provare la prima curva subito dopo i box, con i pneumatici che siano più o meno alla stessa temperatura che ci si aspetterebbe sulla linea di partenza. Questo non eliminerebbe il problema, perché non ci sarebbero macchine intorno a lui, ma aumenterebbe la sua sicurezza in quella situazione di grande tensione.